Devastante, cioè nel senso che il lettore non può non essere coinvolto e soprattutto torna indietro e ti chiedi: ma è Pirandello? Non è possibile. Quell'uomo che ho sempre visto così, come dire, solido, no? Granitico, comunque nella certezza del suo pessimismo, nella certezza comunque che questa vita è soltanto un'illusione, che noi ci vediamo vivere, eppure di fronte a questa donna e al silenzio di questa donna, perché le lettere che lei gli scrive, caro maestro, così è l'incipit del libro, se le leggete sono lettere in realtà vuote. Lei c'è ma non c'è, perché lei non risponde mai secondo il linguaggio e il codice d'amore del maestro. Lui è perdutamente, follemente innamorato, è prostrato, fa di lei tutto, moglie, amante, amica, figlia, glielo dice: tu sei la mia vita, tu sei la mia mano, la mano che mi porta a scrivere. E lei risponde sempre parlando d'altro. O lo chiama caro maestro, manda magari un abbraccio affettuoso, ma parla di soldi, parla di impresari, parla di ovviamente teatro, di attori, di discussioni, di litigi, ma non risponde mai alla disperazione che è dall'altra parte. Per cui se leggete le lettere di Pirandello, sono proprio lettere che hanno l'odore davvero della desolazione, della disperazione di un uomo ormai che ha fatto il giro di boa a 57 anni, perdutamente innamorato, piange, continuamente piange come un bimbo. Avevano vissuto 4 anni insieme, tournée per tutto il mondo, sono state anche in America del Sud e poi arrivano a Berlino nel 28. Stanno un anno insieme, nello stesso albergo, le stanze accanto, lei con la sorella e lui accanto. Lei poi decide di partire l'anno dopo da sola perché la Germania, Berlino, non porta fortuna, non le porta fortuna. E lui resta da solo per qualche anno, tornerà soltanto nel 1933, pensate, a Roma, nella sua villetta poi in via Bosio, dove morirà di polmonite il 10, l'11, nella notte tra il 10 e l'11 dicembre del 1936, e lui tutte le sere torna in questo appartamento con la foto di Marta Abba, piange, la guarda, ed è inconsolabile, c'è proprio una disperazione, per cui ecco, lì davvero si coglie, come dire, il bisogno di un uomo d'amore. Profondo, torniamo sempre lì, un vuoto, quell'amore che non aveva potuto in qualche modo veicolare totalmente sulla moglie, che era stato frenato perché comunque non c'era dialogo, pur in questa intesa fisica di cui parlavamo e di cui lo stesso figlio in una lettera è testimone. Il bisogno d'amore, il bisogno proprio di essere riconosciuto e il non riconoscimento da parte di Marta Abba. E tra l'altro fa l'ultimo gesto proprio di amore incondizionato nei confronti della donna che lui tanto ama. La obbliga, attraverso lettere, sollecita continuamente a studiare l'inglese in modo che poi possa essere scritturata per una tournée in America. E lei viene infatti poi ingaggiata per questa tournée e l'unica cosa che è in grado di dire al maestro che tanto la ama è semplicemente: sono felice, è tutta la mia vita, non vedevo l'ora di partire, è quello che volevo. E però ecco, questo è questo gesto finale che chiude la vita di questo uomo, perché poi si chiuderà in questa villa. Appunto in via Bosio, pensate che, beh, lo sappiamo, nel 1934 riceve il premio Nobel, ma è indifferente a tutto. Poi vorrei leggere comunque un passaggio tratto dal testo di Citati, perché è commovente, tocca le corde del cuore, fa quasi, come dire, tenerezza Pirandello, immaginarlo così come intoccabile, no? Ogni volta che penso a lui penso ad un uomo ovviamente non, come dire, non attraversato, no? Dalle passioni, che avesse avuto quella capacità di mettere uno iato fra se stesso e il mondo, e in realtà l'arrivo di questa donna ha proprio rovesciato e ha fatto sì che Pirandello diventi, come dire, fragile, perché in quelle lettere c'è la fragilità di un uomo che cerca disperatamente il riconoscimento di un amore che naturalmente non è corrisposto. E in questo, ecco, per chiudere, prima di leggere magari un passaggio, che sono proprio gli atti, diciamo, finali di questa vita che si spegne, si vuole spegnere, perché c'è proprio un desiderio di morte che si tocca, lo si respira nelle lettere, ecco, c'è un passaggio interessante, è un passaggio che ritroviamo nelle lettere, è un passaggio che lui aveva già in qualche modo così profilato nell'umorismo. Un saggio di cui parleremo, un saggio straordinario pubblicato nel 1908, è di una potenza da tutti i punti di vista. Io credo che sia una delle chiavi per comprendere veramente in modo ermeneutico tutto il Novecento, l'umorismo. Lo riprende nel Fumati a Pascal, che io ritengo sia un capolavoro, e poi questa immagine torna anche nelle lettere ed è l'immagine del contrasto luce e buio. E incredibilmente il nostro Pirandello, proprio alla luce
probabilmente sempre Marta Abba, voglio dire, è proprio colei che dà consapevolezza finale a tutto questo, alla luce del dolore, no? Della vita, che è un vedersi vivere, del fatto che noi recitiamo tutti i giorni un ruolo, che siamo queste maschere policrome, che siamo maschere che sono inchiodate ai ruoli per cui sono gli altri che decidono quello che noi siamo, e noi possiamo essere uno, nessuno 100.000, lui ad un certo punto elabora la filosofia, che mi è piaciuta moltissimo, della lanterninosofia, lanterninosofia, sembra quasi, no? Una specie di, come dire, di parola difficile da pronunciare perché incespichi sulle parole, certo. Ed è la filosofia del lanternino che ci riporta allora al ribaltamento rapporto luce e ombre, ed è stupenda perché lui dice che noi siamo, tutti gli uomini sono come delle lucciole, noi siamo tra l'altro le madri della lucciola, voglio dire, no? Soltanto Lucrezio, pensate un po' a Lucrezio, e poi la riprenderà Pasolini, neanche Pascoli forse ogni tanto, ma la lucciola è così straordinario come animale, ecco, noi siamo delle lucciole, e vuol dire che noi abbiamo dentro un lanternino, non dice lanternoni, i lanternoni sono quelli che portano avanti i sistemi, no? Gli assolutismi, no? Un lanternino, e questa luce intorno a noi fa un cerchio, per cui quella è la nostra vita, il nostro sentimento di vita, quando entriamo nel mondo e vogliamo vivere, si accende la luce. E allora, per colpa di questa luce che noi abbiamo dentro, noi pensiamo che oltre quel cerchio ci sia quel buio, lui lo chiama il buio pesto, che ci fa tanta paura, e invece non ci rendiamo conto che quella è la nostra vita, che quella è la nostra dimensione, perché la vera realtà, la vera luce è il buio, e invece quella che noi crediamo luce è veramente ciò che ci fa smarrire. Il buio che è intorno a noi è la luce che abbiamo noi è invece il buio, perché in realtà quella luce che si accende, per cui ci fa rimanere tenacemente attaccati alla vita, è in realtà, come dire, una luce che ci inganna, è la luce delle illusioni che ci acceca e non ci fa rendere consapevoli che fuori di questo cerchio piccolo che è intorno a me in realtà c'è il buio che è la vera luce, la verità. Perché, guardate, questo è straordinario, questo viene fuori soprattutto nell'ultimo Pirandello, dal 31 al 36, nelle ultime lettere a Marta d'Abba e soprattutto nell'ultimo capolavoro, I giganti della montagna, che non è compiuto perché poi lui muore, lui ci dice, qualcuno sapete, parla di un Pirandello che crede forse in modo esoterico, ermetico, crede forse in un al di là. È proprio un'epifania dell'oltre, perché tutte le novelle che scrive in questo periodo, più appunto queste lettere di cui vi parlo, più questa lanterninosofia anticipata nel 1904 nel nostro Mattia Pascal, significa che noi, in realtà, quando moriamo e si spegne la luce, lo dice infatti, forse la morte non è altro che soffiare su questa luce e si spegne. E noi rientriamo dove? Dove siamo sempre stati? A casa, nel buio, di cui abbiamo paura, invece non dobbiamo avere paura perché è la nostra luce, torniamo a far parte del flusso vitale di cui parlavano gli antichi greci, torniamo a far parte dell'energia cosmica, c'è Bergson qui dietro, c'è la filosofia del grande filosofo francese della fine dell'Ottocento, noi siamo energia, e che cos'è la vita? Il corpo è materia che a un certo punto si ferma e si cristallizza, ma quando questa materia cessa di esistere, lo dice in una novella che è meravigliosa, Di sera un geranio, è un capolavoro, è bellissimo, nel 34, quando appunto questa materia finalmente si lascia andare e si decristallizza, potremmo dire, ecco che allora noi torniamo a far parte del flusso vitale e il buio di cui abbiamo avuto tanta paura invece è la nostra casa, è la nostra luce, è la nostra vita, perché noi apparteniamo a questo flusso ininterrotto di una coscienza, di un assoluto, quindi c'è nell'ultimo Pirandello, e viene fuori moltissimo, vi assicuro, dalle lettere, la consapevolezza, affascinato dall'esoterismo, dallo spiritismo, se ne parlava molto in quel periodo, la consapevolezza forse di queste epifanie improvvise di senso, che arrivano, è come squarciare il cielo, il famoso cielo di carta di cui lui parla, e andare oltre ti rendi conto che c'è altro, e quell'altro che ci appartiene. Quindi, ecco la lanterninosofia. Siamo, come dire, lucciole ambulanti, in realtà ad intermittenza, ma la vera luce non è questa, cioè la vita, la vera luce è quella che è fuori, di cui noi abbiamo tanta paura. Vi rendete conto che ribalti il rapporto, come dire, luce-ombra? La luce in realtà è il buio, perché quello è il flusso vitale. Ogni tanto, è bellissima l'immagine, questo flusso vitale rimane incastrato, lui parla delle trappole, le trappole, i ganci, lì la materia si condensa e nasce la vita. E noi appunto entriamo in questa vita, per caso, buttati,
è un po' anche l'esistenzialismo tutto questo. E quindi siamo inchiodati a quel gancio, a quella trappola, a quella maschera che ci impedisce, ci impastoia, ci soffoca, ci va a irregimentare dentro un ruolo che non mi appartiene. Quando è che posso veramente essere me stesso? Perché sento il richiamo, vedete che bello, non hanno paura i personaggi veri pirandelliani, e quelli che sono i famosi filosofi, no? Per i pirandelliani sono i pazzi in Pirandello, non hanno paura dell'abisso verso cui mi affaccio quando strappo il cielo di carta, perché quella è la vera vita, perché l'unico modo per cogliere la luce, che in realtà per noi è il buio, invece è la luce, è la consapevolezza che qua stiamo tutti recitando, che è un ruolo, che io sono uno, nessuno, 100.000 in base a tutti quelli che mi inchiodano a quel ruolo, ma ogni tanto, grazie a Dio, ho un'epifania di senso e allora divento un Mattia Pascal che ha l'occasione, vi ricordate, per poter diventare un altro. Poi è chiaro che fuori del ruolo non puoi vivere, perché poi la vita ti chiama dentro, non le sue costrizioni, ma quella è la vera vita. O abbiamo l'avvocato che per non impazzire si chiude nel suo studio, prende la povera cagnolina e gli fa fare la cariola, e se qualcuno lo vedesse dal buco della serratura direbbe: oddio, ma quello è pazzo. Certo è pazzo, ma quella è la vera vita, è un momento in cui vai oltre gli schemi, le maschere, tu sei flusso e tu sei, come dire, sei dentro la vita vera, la vita. Invece noi siamo forme. Marta Abba, in fondo, nonostante tutto il dolore che gli ha in qualche modo inferto, perché molti dicono che l'abbia solo sfruttato, i figli sono preoccupatissimi perché dicono: quella giovane signorina ti porta via tutti i soldi. La verità non la sappiamo, perché nessuno ci sa dire se abbiano consumato. Sembra di sì, forse all'inizio, può darsi, perché se uno legge le lettere bene, lui a un certo punto lo dice: ma tu prima mi amavi, ma tu non sei più come prima, ma perché ora sei così fredda, perché non... lei dice: non voglio queste cose, voglio solo parlare di altro, e lui dice: vorrei invece soltanto parlare di questo, perché tu sei la mia vita. Quindi si evince sicuramente che c'è stato qualcosa all'inizio, però al di là di tutto questo, che Marta abbia sfruttato meno il grande maestro, sicuramente è stata, come dire, funzionale a far sì che questa quercia, questo cipresso, no, si risvegliasse e si facesse attraversare da tutto questo bisogno d'amore, di bellezza che lui in realtà ha, perché costitutivamente lui nasce così, con questa passione indomita e travolgente, traboccante, che ha dovuto invece spegnere proprio per questo evento, no, la pazzia della moglie. E quindi potrei chiudere, è ora di chiudere, qui, con ci sarebbero due cose bellissime, sia la novella, che è commovente secondo me, la potrei leggere anche in un convegno proposto alla medianità, perché sembra veramente la novella scritta da qualcuno che crede nell'aldilà, o che comunque crede che tutto questo sia veramente un paravento, io lo strappo e dietro c'è altro. E chiudo con la novella perché è delicatissima, però soltanto una riflessione, perché così Pirandello diventa più umano. Il grande maestro che tanto timore noi incuteva, come dire, è più vicino a noi. Leggo proprio la parte finale della sua vita. Qualcuno ha detto che Marta Abba, in qualche modo, io sono d'accordo su questo, ha trasformato l'ultimo Pirandello, quello delle novelle di cui vi parlavo, quello della questa sera si recita soggetto, quello appunto dei giganti della montagna, in un poeta, filosofo, romantico, mago. Che bella questa parola, mago, perché veramente c'è qualcosa di alchemico nell'ultimo Pirandello, che è lontanissimo dal Pirandello che di solito noi studiamo. E a un certo punto dice: lei ormai è partita, ha imparato l'inglese e se n'è andata a New York in tournée, e l'unica cosa che ha saputo dirgli: non vivo che per questo, non attendo che questo, sento che soltanto questo mi renderà felice. E lui, da solo, nel villino di Via Bosio, si sente abbandonato per sempre e completamente da lei. Scrive: mi sento a mano affondare, come se il terreno sotto i piedi si facesse molle, e non so più a cosa tenermi, non ho più presa, aiuto. Da che sei partita, mi sento caduto in un abisso di tristezza senza fine. Partendo, ti sei portata quanto mi resta ancora di vita. Io sono rimasto come in una fossa oscura, dove non può più arrivarmi aria e luce. C'era una voce prima vicino a me, ma ora non c'è più. Una luce che non c'è più, non vedo più nulla, non so perché seguito a vivere.
non faceva più niente, si perdeva nel silenzio e nel vuoto, stava tutto il giorno a pensare a ciò che avrebbe potuto scrivere, ma gli pareva che ormai fosse inutile aggiungere altre parole a quelle che aveva scritto. Quindi è proprio l'immagine di un uomo che si lascia andare, muore di polmonite nel giro di 15 giorni e proprio si spegne, è come proprio questa lucina, no? Come quella di una lucciola malata che piano piano, no, a intermittenza si sta spegnendo. E allora è bello salutare, secondo me, questo Pirandello così, così diverso rispetto magari alla Vulgata, no, che tutti conosciamo, proprio con l'immagine di questa novella che è bellissima. È proprio un tocco di classe, non so come dire, di una mano delicata, di una mano proprio alchemica che trasforma ed è una vera epifania di senso. E pensate, per testimoniare che fino all'ultimo comunque questa luce che abbiamo dentro, che è la nostra condanna, perché abbiamo capito che è la nostra condanna, perché ci fa aver paura del buio, invece il buio è la nostra vita, è il nostro habitat in realtà, per fare capire questo attaccarsi comunque tenacemente. Lui scrive questa novella che è velocissima, nel 34, poi lui muore nel 36, di sera, un geranio, e immagina che ogni volta che qualcuno muore succede una sorta di miracolo. E parte la novella, non c'è nome, c'è un individuo anonimo, non dice più ruolo, maschera, professione, perché tanto quando arriva la morte, l'incontro finale, tutto crolla, non conta più niente, c'è una materia che si era cristallizzata che si sta disfacendo e allora esce da questo corpo, è un momento sacro, esce un'energia e allora tu vedi che mentre il corpo piano piano, no, si distacca, comincia a galleggiare, dice un'ombra, è bellissimo, e quest'ombra è l'energia che ritornerà dentro il flusso vitale, ma prima di tornare là, cioè verso un assoluto che, come dire, è una luce d'abisso, è un indistinto, ma è veramente un oltre, ancora però vuole rimanere attaccata, no, alle cose, e allora è bella perché comincia a girare, dice, per la stanza, comincia ad attaccarsi e butta luce su tutti gli oggetti, poi deve abbandonare la stanza, allora va giù per la vasca, e va giù per la vasca, giù nel tubo, e arriva giù in giardino, arriva sui fili d'erba, e poi, ecco, non vuole, ancora un po', non ti spegnere, prima di tornare nel buio, che comunque è la mia luce, perché io appartengo a questo grande flusso, ecco allora l'immagine finale, è bellissima. Una cosa, consistere ancora in una cosa, ti prego, che sia pure anche un niente, una pietra o un fiore che duri, poco, ecco ti prego, questo geranio. Oh, guarda giù nel giardino, quel geranio rosso, come si accende, perché? Di sera, qualche volta, nei giardini s'accende così, improvvisamente qualche fiore, e nessuno sa spiegarsene la ragione.